Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi di Più Europa per parlare della conferenza stampa che si è tenuta qui a Montecitorio dell'associazione 21 luglio Onlus sullo sgombero di Camping River avvenuta il 26 luglio, scusate il gioco di date. Allora, che tipo di considerazioni avete fatto su questo atto che in qualche modo ha evidenziato le contraddizioni del Comune di Roma e anche la dicotomia tra Corte dei diritti dell'uomo e Commissione europea? Ma intanto la conferenza stampa aveva l'obiettivo di smascherare una grande operazione di propaganda fatta da parte delle istituzioni, operazione che ha avuto un certo successo mediatico perché questo sgombero del Camping River è stato presentato ai cittadini e all'opinione pubblica come un'azione dal grande successo, un'azione rivoluzionaria che quindi avrebbe segnato una svolta nelle politiche rispetto ai campi Rom. L'operazione non solo è stata fallimentare perché ad oggi la maggior parte delle persone che erano nel campo sono fuori dal campo per strada, quindi come è sempre avvenuto, come avveniva già nel periodo dell'emergenza nomadi, governo Berlusconi, ministro Maroni, sindaco Alemanno, oggi governo Conte, ministro Salvini, sindaca Raggi, gli sgomberi producono insediamenti abusivi per strada, cioè producono altri micro insediamenti, la frammentazione delle persone e quindi nuovi sgomberi, nuovo sperpero di risorse pubbliche. Ma c'è un altro aspetto, lo sgombero è avvenuto perché la sindaca ha emanato un'ordinanza urgente di salute pubblica per motivi appunto di igiene e di sanità delle persone che erano lì. La condizione che era lì era stata creata dalla stessa azione dell'amministrazione che nelle settimane precedenti allo sgombero ha prima staccato l'energia elettrica, poi staccato l'udienza idrica e infine fatto fare un blitz alla polizia di Roma Capitale che ha di fatto distrutto e reso inutilizzabili i moduli abitativi, tra l'altro moduli di proprietà, 50 moduli abitativi di proprietà della stessa amministrazione comunale, quindi arrecando un danno a beni dello stesso comune. È evidente che a fine luglio, con temperature di 40 gradi, senza acqua, senza elettricità, con i moduli ridotti in quel modo, si è voluto produrre una situazione di emergenza e di salute pubblica. La cosa gravissima, paradossale ma davvero grave, è che le condizioni di salute e di igiene di queste persone al termine dello sgombero sono peggiorate rispetto a come queste persone stavano la mattina di quell'azione. Altra falsità, altra menzogna che è stata data in pasto, diciamo, agli organi di informazione e che inevitabilmente l'hanno presa per buona è stata l'affermazione da parte della sindaca Raggi e dello stesso ministro Salvini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che in un primo momento aveva chiesto una sospensiva delle azioni fino alla giornata del 27 al governo italiano, avrebbe poi invece autorizzato e detto che andava bene, diciamo, l'azione di sgombero. In realtà la Corte ha preso solamente atto del fatto che la propria richiesta di sospensiva era stata calpestata dall'amministrazione e che quindi era stata superata dai fatti. Resta tuttora aperto e pendente nei confronti del governo italiano il procedimento che potrà portare all'esito con un giudizio anche a una condanna con sanzioni pecuniarie nei confronti del governo. Il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno chiesto un anno e mezzo fa, due anni fa, il superamento dei campi Rom. Forse questo non è il metodo giusto, ma come si fa e soprattutto se, diciamo, ritieni che questo governo possa pensare una strategia del genere che non è quella che abbiamo visto il 26 luglio? Ma in realtà c'era grande attesa per come la Giunta Raggi avrebbe operato. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione a Roma nei confronti del sindaco Marino, aveva sempre svolto su questo punto un'opposizione molto critica, molto dura, che proponeva un'alternativa nella direzione del superamento dei campi non con la ruspa, ma così come chiede la Commissione europea. Come si fa? Si fa vedendo delle buone prassi, ad esempio in Spagna, a Madrid in particolare, sono stati in pochi anni chiusi diversi insediamenti. Lo si fa però con un lavoro capillare, soprattutto
svolto non dalle forze dell'ordine, ma svolto dagli operatori sociali, svolto dal Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma in questo caso, che persona per persona, nucleo familiare per nucleo familiare, dovrebbe immaginare e disegnare dei percorsi di uscita dal campo che si basano sostanzialmente sull'inserimento lavorativo, sull'inserimento abitativo e sulla scolarizzazione. Quello che è stato fatto invece in questi casi è stato proporre un buono casa, che il Comune diceva: noi diamo per 2 anni dei soldi per aiutare le persone a trovare casa. Solamente 2 nuclei familiari, 13 persone su le quasi 300 che c'erano lì sono riuscite in questo, perché è evidente che una famiglia rom che vive e proviene da una situazione di disagio, andando in giro in un'agenzia o da un proprietario di casa e chiedendo di affittare la casa e non viene creduta, semplicemente non ha né la capacità né la possibilità né la credibilità per andare sul mercato immobiliare, e devo dire in molti casi non ce l'ha neanche il Comune di Roma. Voi immaginate una famiglia rom che dice a un proprietario di una casa: mi affitti la casa, il Comune mi darà i soldi. Non è credibile agli occhi del proprietario di casa, né la famiglia rom né il Comune di Roma, che si dice che pagherà poi. Quindi quello che andava costruito era proprio una capacità del Comune di fare da mediatore e di garantire effettivamente. Superata questa possibilità, quello che è stato offerto alle famiglie è stata la separazione del nucleo familiare, cioè da una parte le mamme con i bambini minori e dall'altra parte, cioè in un altro posto, i papà, eventuali fratelli maggiori e nonni. Una cosa non l'ha fatto nemmeno Trump. Non l'ha fatto nemmeno Trump, ed è una a cosa parole. È davvero questo, sì, in violazione, pensiamo alla convenzione sui diritti dell'infanzia, dei minori, eccetera. È una cosa che non si dovrebbe fare, purtroppo è quello che alla fine è stato proposto a queste persone. Questo è il grande cambiamento a cui stiamo assistendo. Bene, io la ringrazio molto, grazie a Riccardo Maggi di Più Europa.